I knew all these paths once. Now they are as twisted as my own ambitions. Namaste, sono Eastbrave e bentornati in un altro episodio di Darkest Dungeon. Questa volta siamo direttamente dall'azione, ma non siamo nel Darkest Dungeon finale, ma siamo in un'altra missione con F65, con Lita, con Giorgi Costava e credo il Dottor Jekyll. Siamo qua per farli fare un po' di esperienza, perché effettivamente ci mancano ancora un po' di personaggi. Per fare esperienza vedremo di andare avanti, in questo caso ad accumulare risorse per poter andare poi nel Darkest Dungeon. Ce ne mancano ancora due, ci manca la missione più difficile, devono ancora arrivare, vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa. Inoltre abbiamo anche da affrontare i lupi, che non abbiamo ancora mai affrontato in questo let's play, quindi sto cercando di far spawnare quell'encounter, quell'incontro, in modo che ve lo potete vedere, insomma. Vediamo di continuare a disinnescare ciò che possiamo. F65 è pronta per fare ancora un po' di esperienza. Dobbiamo esplorare il 90% delle stanze, vediamo se si può andare là in fondo oppure andiamo su di qua, forse è un po' meglio. Tra l'altro abbiamo tutti gli oggetti rari, insomma, che abbiamo recuperato recentemente, in modo che F65 fosse a suo agio, insomma, in questa situazione. Vediamo un po' che cosa ci aspetta. Per adesso ancora niente combattimenti, vediamo se c'è qualcosa qua a sinistra, in caso facciamo subito un saltino, direi che ce lo facciamo pure. Questo dovrebbe essere un episodio abbastanza veloce in preparazione appunto dei prossimi, dove avremo ancora da fare. Ok, ritorniamo pure indietro, adesso finiamo l'esplorazione, insomma, nella parte alta del dungeon. Devo dire che gli ultimi due episodi sono stati belli belli intensi, li ho registrati uno di seguito all'altro praticamente, però ho avuto appunto delle combinazioni da studiare e c'è stato parecchio dietro, insomma, di studio per fare quei due episodi lì, e devo dire che sono riusciti molto bene, insomma, mi sono piaciuti molto. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare con il nostro primo combattimento contro due cagnolini e la cultista incantatrice. Dovrebbe essere molto facile come situazione, vediamo di accoltellare uno dei cani, l'altro adesso lo sistemeremo magari direttamente con... tra l'altro è una posizione un po' strana per i nostri personaggi, cioè le abilità che hanno sono scelte un po' male, devo dire, però penso che vada bene lo stesso, l'importante è che la furia stia nella prima posizione e poi gli altri vediamo se riusciamo a farli funzionare. Sicuramente così dovrebbe funzionare addirittura meglio con l'abominio. L'abominio dietro non va tanto bene, più che altro è George in terza posizione, ma soprattutto in seconda posizione la nostra Lita potrebbe funzionare molto bene. Così fatto gli facciamo 6 danni, quindi direi che siamo tranquilli, vediamo di muoverci oppure di continuare a far danno. In questo caso continuiamo a far danno e andiamo pure anche di straziare. Ci becchiamo il debuff per 3 round, ma direi che siamo abbastanza tranquilli. Rimettiamolo in posizione e vediamo un po' di continuare la nostra esplorazione. Questo è infetto, ma per fortuna respingiamo quello che è il morbo. Quindi entriamo qua dentro e vediamo che cosa ci aspetta. Ok, ancora niente. Qui possiamo aprire eventualmente per altri cimeli, che non è che mi servono più di tanto, però ormai siamo alla fine del let's play. Qua andiamo di vomitino? Andiamo di vomitino? Andiamo di vomitino. Tu puoi andare con il coltello sul primo. Dovrebbe essere un combattimento comunque molto facile in generale. Ottimo. Ok, stiamo usando armi tutte non convenzionali rispetto al solito che vedete su questo canale, ma vediamo un po' se riusciamo a farcela lo stesso. L'esplorazione ci dice che posso andare sulla destra? Sì, direi che lo facciamo anche, in modo che finiamo prima l'esplorazione. Oppure possiamo andare in fondo? No, andiamo prima di là. Un po' una salsa a spuntino per fare un po' di merenda.
In questa parte non c'è niente, possiamo tornare tranquillamente indietro. Qui c'è questo che possiamo affrontare, se non mi ricordo male ci vuole l'antidoto. $1250, possiamo prenderlo al posto di qualcosa? Facciamo un posto di quelli che tanto non mi servono i documenti perché abbiamo finito l'utilizzo. E continuiamo ad andare sulla sinistra allora. Niente mappa purtroppo. Troviamo ogni tanto questi tagliagole, che effettivamente funzionano anche abbastanza bene come personaggi, ma sono abbastanza fastidiosi in questo caso. Attacchiamo questo con questo e adesso manca solo il secondo fuciliere, che così muore. Quindi vedete, combattimenti bravissimi, però che funzionano. Vediamo di usare una benda qua in modo che ci possiamo portare ancora un po' più avanti e continuiamo ad esplorare. Abbiamo speso un sacco di soldi ultimamente per sistemare un po' tutti quanti i nostri personaggi, ma li sto portando più avanti che posso. Andiamo di vomitino anche su di loro o andiamo di stordimento? Proviamo a stordirlo. Ok, molto bene. Critico 5x5, quindi la megera è morta automatica. Qua facciamo magari un colpo. Facciamo un colpo sul primo. Magari uno straziare sul primo. Un colpo normale ancora, perché così evitiamo di darci il debuff. Attenzione alla vulnerabilità. Un abbraccio dell'oscurità che mi dà un po' di fastidio, ma non troppo. Tra l'altro abbiamo due personaggi dei nostri marchiati, il che non è che sia bellissimo come cosa, ma penso che vada bene lo stesso. Vediamo di trasformare Jekyll e cominciamo ad attaccare un po' tutto adesso. Un danno concentrato adesso sul gigante ammorbato, che così riusciamo a spaccarlo in due. Magari diminuiamo la sua capacità di danno. Ah, mi scambiano. Dobbiamo spostarci in avanti allora. Un bel 22 critico. Tu da qua non puoi fare niente purtroppo, quindi cominciamo a spostare in avanti l'abominio. Qua cominciamo a tirare giù ancora di più l'attacco. Per fare un attacco normale c'è ancora 8 di energia e quindi il prossimo turno muore. Ritorno pure indietro, così siamo a posto, perché tanto è morto, quindi ci prendiamo un po' di tempo a disposizione. Tu puoi tornare indietro e tu non puoi fare nient'altro che colpirlo. A questo punto colpiscilo. Abbiamo di nuovo la scarpetta portafortuna, lasciamo perdere, mettiamoci in posizione di nuovo e continuiamo la nostra strada verso il fondo. Corri, corri, corri. Sono ancora abbastanza provato effettivamente dagli ultimi due episodi, ma
ci stiamo avviando verso la conclusione, quindi siamo proprio in dirittura d'arrivo. Vediamo se c'è una stanza. Doppio tesoro. Quindi andiamo pure di sopra e raccogliamo il primo tesoro che sta qua dentro. Dopo aver ucciso tre cagnolini e una megera fastidiosa, quasi quasi mi trasformo. O andiamo di vomito. No, trasformiamoci e facciamo subito un po' d'attacco. Che se riusciamo a fare un bel colpo ne uccidiamo due in un colpo. No, facciamo così allora, uccidiamo uno. E adesso vediamo cosa fare sugli altri. Salto rabbioso che però non ha effetto. Tu vai di coltellata. Andiamo di coltellata? Andiamo di coltellata. Perfetto, questo con dissanguamento muore. Tu attacchi il primo. Non basta col dissanguamento. Tu puoi attaccare il primo. O attaccare anche l'ultimo. No, attacca il primo che così non gli ha fatto tre danni, purtroppo. Tu puoi attaccare il terzo? Puoi attaccare il terzo. Ottimo. Quindi c'è solo un altro danno da poter fare. Curiamoci e facciamo i 12 danni che mancano. In questo caso uno, ma ce l'abbiamo fatta lo stesso. Non possiamo portarci via niente. Potremmo aprire quello oppure no. Vediamo se farlo adesso. Sì, ci sono cimeli, ma i cimeli non mi servono in realtà, quindi lasciamo perdere. Mi sono recuperato una chiave da questa cosa, quindi ho usato una chiave per recuperare una chiave in sostanza. Altri cimeli, questa volta sono... questi mi servono, no. Quindi andiamo nell'ultima stanza del tesoro che è sulla sinistra. Prima però facciamo un riposino. Ok, vediamo cosa c'è qua, un morbo respinto per fortuna. E vediamo di caricarci proprio fino in fondo, perché questo è l'ultimo combattimento che faremo. Quindi tanto vale caricarsi con quello che abbiamo. Allora, tu comincia a trasformarti, direi. Anzi no, proviamo di nuovo a fare questo stordimento. In questo caso non siamo riusciti a stordirlo, ma abbiamo fatto 15 danni comunque. Tu direi che vai di bomboletta puzzolente sul fondo. Quindi la megera già l'abbiamo salutata. E i fel dovrebbero distruggere il cane. Adesso vediamo come siamo messi. Allora, il cane l'abbiamo ucciso, la megera muore da sola e adesso vediamo cosa fare contro il gigante. Allora, intanto ci trasformiamo, vediamo di attaccarlo il prima possibile. Bel attacco diretto, 22 danni, ottimo. Tu mi fai... proviamo a stordirlo? Eh sì, proviamo a stordirlo a questo punto. No, non ce l'abbiamo fatta. E tu mi provi a tirare giù l'attacco. Devo dire che Lita ho scelto delle cose un po' brutte come per poterla potenziare, ma va bene lo stesso. Mi ha spostato Giorgi. Siamo 10 danni, c'è ancora 45 energia. Adesso vediamo di provare ancora a stordirlo. Ancora niente stordimento. Purtroppo non è un'abilità delle sue migliori. Cioè, 28 danni, c'è ancora 17.
gli diamo di nuovo il debuff, che è meno 64 adesso. Quindi adesso quando attacca farà molto poco male, infatti fa 0 danni. E adesso finiamo di attaccarlo. Ottimo. Detto questo, possiamo pure finire la missione? Sì, quindi possiamo aprire questo e vedere che cosa c'è dentro l'ultima cassa. Vediamo se vale la pena, insomma. Ritorniamo pure a casa base, direi che sono molto contento del risultato, molto molto semplice come rispetto al solito, insomma abbiamo guadagnato comunque un 13.000-14.000. Ci hanno fatto un po' di livelli, Giorgi è arrivato a livello 5, gli altri sono più o meno a livello 4, quindi abbiamo un potenziamento insomma che potremo continuare per portarci negli ultimi episodi. E abbiamo l'incursione di briganti, quindi i lupi alle porte. Alle armi, una banda di briganti sta assalendo il borgo con furia esplosiva e intento omicida. Questa sarà una missione particolare che vedremo nel prossimo episodio, una delle poche aggiunte che non abbiamo visto perché appunto è stata aggiunta nel corso della cosa, e andremo al borgo. Grazie ancora della visione. Namaste and peace.